tenuta a Villanova, col titolare, quali vini avete portato oggi? Questa sera abbiamo portato in degustazione un Sauvignon Ronco Cucco del Coglio 2015, che tra l'altro è caratteristica di Villanova, quella di avere appunto il Coglio e queste due colline nella località di Villanova, quindi si distaccano, diciamo, dal Coglio che riconosciamo tradizionale di là della ferrovia verso Cornosa. E poi uno spumante, visto che spumantizziamo già dai primi del Novecento, uno spumante, una innovazione, diciamo, che abbiamo pensato di spumantizzare quelli che sono le uve nel territorio friulano sicuramente più conosciute, che sono i Pinot, quindi è una cuvée di Pinot nero, Pinot grigio e Pinot bianco, metodo Charmat, 6 mesi di autoclave. Da quanto tempo lo producete? Questo abbiamo deciso di produrlo da 3 anni, proprio per essere anche un'alternativa a quello che può essere il prosecco ad oggi, quindi il Greller, quindi un qualcosa che può anche rappresentare la produzione appunto friulana. Grande richiesta? Sì, devo dire che in effetti ad oggi il mercato richiede quello che è spumantizzato. Il vantaggio, il bello di questa realtà aziendale, essendo un'azienda storica, perché le sue radici affondano nel lontano 1499, è una tradizione enoica importante, quindi comunque abbiamo un palmarès di varie tipologie di prodotti, quindi dai vini bianchi fermi sia del Coglio che la Doc Isonzo, gli spumanti, e poi peculiarità dell'azienda di avere anche la propria distilleria, e distilliamo quindi le nostre vinacce, le nostre uve. L'azienda vinicola tenuta di Villanova si è abbinata ad un ristorante che è il Chan dell'Usignol, il canto dell'Usignolo, che è un nome veramente molto gradevole. Cosa avete preparato di buono? Noi abbiamo preparato una parmigiana nel bicchiere, composta da un cremoso di melanzane, una panna cotta di burrata, del pomodoro confit, la finiamo di preparare con un frollino di pomodori secchi e basilico e della buccia di pomodoro essiccata. Complimenti per la scelta. Curiosità, il nome del ristorante? Sì. Perché questo nome? Ma è un ristorante che mio papà ha aperto negli anni 60, così, ed c'era noi siamo in una zona molto vicina, così, circolata da colline, così, da un bosco, si sentiva, sì, e c'era un personaggio, insomma, che era venuto quella volta lì un attimino nella trattoria di mio papà e aveva sentito e ha detto mettiamo questo nome, era un pittore, aveva disegnato questa insegna. L'artista, con ho trovato un nome artistico. Sì.